con qualche atteggiamento, diciamo, critico, in questo senso, ma cosa vuol dire? Ma cos'è il presente? Il presente è adesso, ma tra poco, quando lo finite di parlare, non è più presente il passato, è quello che voi sentirete come una conclusione di un discorso che ho già fatto e che c'è passato. Allora cosa vuol dire questo? Ma è che non ci deve storie dei fatti culturali. Nulla muore, nulla scompare, nulla scompare. E queste sono cose che l'hanno detto anche grandi filosofi, a cominciare da Nietzsche, per esempio. Sì, d'accordo, ma sono cose ancora che mi arrivano un po' lontane nel tempo, che non sappiamo esattamente cosa significassero. Poi i filosofi contemporanei ci mettono il loro pensiero dentro, però io mi riferivo a Nietzsche, che è stato il nostro grande maestro, insieme a Freud, e se qualcuno è d'accordo, perché Carlo Marx è sempre legato al mondo moderno, la cultura moderna è creata da loro, c'è poco da fare, non sono i grandi maestri. Ora, tornando a noi, dicevamo, ecco, i fatti culturali a volte muoiono, ma muoiono apparentemente. Perché? Perché scendono in una parte di noi che noi banalmente chiamiamo, banalmente perché proprio usora di intendere, l'inconscio. Ecco, questo livello di consapevole che è, per così dire, il Signore della gran parte delle nostre azioni, è lì che si nascondono, che sprofondano, che scendono, i nostri bisogni più segreti. E allora scompare, entra una fase di latenza, funziona una. E scompare, certamente scompare, entra in questo stato di latenza, cioè di sonno della ragione, potremmo dire. E poi improvvisamente escono fuori, cioè diventano sintomi neurotici, insomma. Noi non li conosciamo più, ma ecco, il nostro inconscio li conosce, li conserva, ed è degna di irrequietezza, la famosa crisi, ecco. La crisi è il sintomo di una crisi che poi certamente riesplode, per esempio sulla superficie diventa una cultura e che erano fiori più belli che di quelli che erano appassiti. No? Ora questo concetto è vero che l'UNESCO non si occupa di queste cose, ma non ce ne siamo occupati, perché il fondamento anche del pensiero, delle scelte più, guarda, più banalmente pratiche, ha dentro di sé un abisso di teoria. No? E noi questi argomenti di questo tipo, oggetto per esempio, li abbiamo affrontati, anche se poi, ecco, naturalmente nell'esposizione concreta delle richieste ci siamo ritenuti rigorosamente a quanto vuole l'UNESCO, ma non abbiamo rinunciato, per così dire, a questa alla parte interpretativa che legittimava un lavoro che per essere durato molti anni richiedeva molta passione, molti interessi e gusto conoscitivo. E tornando a questo argomento ancora, se voi andate su internet e cliccate Cucinella trattino candidatura UNESCO, voi vi trovate il nostro sito in cui è condensato un po' questo lavoro triennale, due anni triennale sopra. Allora, ebbene, questo sito è formato di immagini, sono 1500 immagini, non su Pulcinella, ma su Pulcinella degli ultimi 50-60 anni, cioè di oggi. Perché se noi oggi non lo spieghiamo alla luce di ieri, quando ancora si parlava della morte di Pulcinella, non lo capiamo. Bene, diciamo che Pulcinella, questi ultimi anni, sono stati dedicati a 60 anni dedicati a Pulcinella vivente. E dove l'abbiamo trovato? Nelle scritte murali, nei testi letterari, nel teatro delle marionette, nei film su Pulcinella, nelle canzoni su Pulcinella, nelle pulcinellate del teatro. Ossia tutti i generi, nulla è stato trascurato. In modo particolare dedicato alle mani, e che alle mani è dedicata una delle ultime parti, che si intitola C'è vita nei carnevali campani, sì, nelle campane e zone limitrofe. E quindi torna per questo tipo di idea, recupera, per così dire, in forma sintetica, ecco, l'essenza del pensiero dell'UNESCO nella nostra interpretazione, che significa vita per noi e come la vita si imparenta
inevitabilmente alla storia, perché la nostra vita procede a ondate e in queste ondate sono fatte di ritorni, ma continuo. Per il presente è come se farrucitasse o richiamasse in vita quindi il passato continuamente. Ora dicevamo, in questo sito avete 1500 immagini, poi ci sono testi scritti in cui si riscrive la storia di Buscemi negli ultimi 50 anni. Personalmente avevo già scritto, io mio collaboratore, su Puccionelli, in questo libro di cui ho parlato, anche le 100 pagine, eccetera, eccetera, e così di sento, ma riguardava la Puccinellata classica, ossia 4 secoli di storia. Questi ultimi 3 anni sono dedicati al Puccinella di oggi, Puccinella di oggi, cioè degli ultimi 60 anni. Ci sono, come ho detto, 1500 immagini, gran parte originali trovate da noi, e poi ci sono i testi che spiegano come inizialmente si pensava negli anni 50 che Puccinella quindi fosse morto. Invece no, perché era una morte, come dire, voluta, desiderata, inconsciamente desiderata, perché Puccinella è vivo, lo stesso De Filippo, che odiava sotto odiava Puccinella, non utilizzava la macchina per far vivere, una macchina possente, costruita in 4 secoli di storia. Ma Tempolosis ideologicamente lo uccideva, perché secondo lui la Puccinella rappresentava il passato, quindi la plebe, il mondo, a Napoli che non cambia, la cultura che non concede, ecco, eccetera, eccetera, legata al suo passato, così di sempre. Benissimo, noi abbiamo dimostrato che questa morte era presunta, era ideologicamente voluta, e che abbiamo mostrato che Puccinella rinascesse dalle sue presunte generi, questa volta più presunte quindi che reali. Infatti poi questa parte del libro di questo sito si intitola Puccinella Avatar, che vuol dire Avatar, riprende il concetto UNESCO, dice è vivo, Avatar significa, non significa solo è vivo, ma è rinato, cioè quando uno rinasce è sempre qualcosa di diverso da quello che c'era, ma se non ci fosse stato quello che era, non sarebbe quello che ora è adesso. Di questo abbiamo già parlato con la prima gente. Bene, ora Puccinella tale significa questo, che se rende omaggio alla domanda dell'UNESCO che si considera legittima, ma al tempo stesso si ribadisce che questa, che Puccinella è vivo, è presente perché è nuovo, perché era dato per il mondo, è stato ricostruito negli ultimi 40-50 anni e col contributo delle varie parti sociali, delle parti poco fa ho citato i guarantellari, gli uomini di teatro, poi perfino i costruttori di sentenze, di proverbi e così di seguito. Sono una ventina di generi letterari che noi abbiamo esplorato. Bene. Ora diciamo quindi Puccinella è rinato, ecco questa è la novità. La nostra originalità rispetto alle domande del testo. Sì, è vero, ci occupiamo di ciò che è vivo, ecco, ma ecco, questo che è vivo è ciò che è rinato, per così dire. E così è tutto il discorso che è centrato su questa falsa riga, attraverso un po' tutte le parti scritte. Noi speriamo di trovare anche un lettore, in modo da ripubblicare il testo anche, non so, anche con l'interpretazione orale della voce che accompagnano le immagini. Mentre le immagini scivolano, si sente questa voce, è venuta loro ancora più interessante, eccetera. Bene. Ora questo è il nostro sito in cui è condensato questo lavoro. Quindi come vedete è un lavoro, come dire, che è fatto con una professionalità, no? Che ovviamente a una certa età inevitabilmente non può essere tale, non può puntare soltanto, fate tanto, mi conoscono, scrivo quello che vogliono. No, non è così. Il nostro confronto di persone ormai anziane è un confronto, una cosa di più grande, è un confronto con la giustizia. Perciò niente che ce ne sia, ecco, niente traffici. Bene. Solamente ciò che vale, solamente ciò che conta, e sperando che ciò che vale conti anche. Per questo ed è questo che ha alimentato questa, che è indubbiamente un'avventura, perché uno le fa queste cose, se le facciamo può darsi che vinciamo. No, non le abbiamo fatte per vincere, può darsi che non vinciamo, però non so dire, ce l'abbiamo messa tutta.
E se ce la faremo, ecco, veramente dobbiamo dire siamo stati noi, non sono stati altri. Questo è, non ho finito, mi dispiace. No, no, va, vai, non se ne sto dicendo niente, vada, vada. Ora, in fondo, questo discorso che sto facendo non è idealistico, io detesto l'idealismo. E se, avendo vissuto una vita di lavoro e di passione, soprattutto nello studio, e non sono idealista. Sempre, noi nel 16 abbiamo cominciato, maggio nel 15, a lavorare su questa maschera. Bene. Nel 17, guarda caso, l'UNESCO premia Caraguezzi. Ma chi è Caraguezzi? Chi è Caraguezzi? È una maschera portata nel bacino mediterraneo dai turchi. Poi i turchi conquistarono tutto quello che era rotta, era l'area degli arabi musulmani, con l'altra parte, bene. E Caraguezzi si diffuse in tutto il Mediterraneo, bene. Fin dove? Fino al punto in cui poi non sono fermati, ecco, dai cristiani. Sapete questa storia, voi siete cultori di storia, a cominciare da Claudio, bene. Anche quando si c'entra, diceva, non fate perdere il filo, stavo dicendo che scusate, cosa stavano parlando? I turchi, la maschera turca. Nel 17 l'UNESCO ha premiato, ha incluso Caraguezzi nella tra i beni della lista UNESCO, dove vogliamo entrare noi? Ma chi è questo Caraguezzi? È un cuscinetto, diciamo, dei turchi. E lì hanno vinto facilmente, hanno avuto del favore, ecco, anche degli altri, dei cosiddetti paesi non propriamente europei, insomma, no? Comunque si aiutano i paesi dell'est, ad esempio, che sono europei, però sono messi male. Però a parte questo è avvenuto un fatto importante, una maschera nazionale, in questo caso diciamo mediterranea, e viene premiata in questo modo. E una parentesi su questo premiare, vedete, questo premiare è qualcosa che si è raggiunto, fa onore a chi ha voluto questo percorso, e quelli che l'hanno voluto sono soprattutto gli operatori culturali e soprattutto la gente che ci ha creduto e li ha presi sul serio, sono i facitori dei cardinali, sono i facitori, i costruttori di maschere, sono i registi che fanno film su queste cose, questi sono. E naturalmente però c'è una collettività che li ha seguiti, che li ha creduti, eccetera. Se vinciamo, guarda, vinciamo tutti. Indipendentemente se uno ci ha lavorato di più, se lui ha avuto un'idea, che altri hanno avuto, eccetera, alla fine è un fatto collettivo. Sapete, ovviamente tutti cosa impregnano. Entrate nella lista dell'UNESCO è una sorta che è equivalente, e grosso modo, anche in senso finanziario, al premio Nobel, solo che non viene premiato, ecco, il sindaco scienziato studioso, viene premiata la collettività. Completamente, il collega lo sa meglio di me, questo, chi entra in questa lista per 4 anni ha l'assistenza internazionale per la conservazione e la tutela del bene culturale. 4 anni di finanziamenti internazionali. Naturalmente che vanno spesi bene, altrimenti non devi dare. Se in questi 4 anni si lavora bene, ecco, ci sono altri 4 anni di assistenza, cioè di finanziamento internazionale. Vedete che non è lo stesso, Non è solo un gioco, non è solo passione, non è solo un personaggio, C'è anche qualcosa che riguarda l'interesse pubblico. Finalmente si potrà dire che ho questi soldi, me li sono guadagnati io come collettività, come gruppo, come società, me li sono guadagnati, non me l'hanno dati dall'alto. E questo risvolto è che tu anche accompagni anche il lavoro che andiamo facendo, eccetera. Io sono quasi tentato di concludere per fare quello che mi sono. Ma io penso. Ma io ce l'ho parlato. Potete continuare, solo io credo da me continuare. Dipende anche da voi.
Moira.